La cosa sconvolgente, caro padre, è la dotazione che viene dopo. Mentre era ad uberabatis, cioè, mentre prendeva il latte da sua madre. La domanda è sempre la stessa. Filippo Vannucci, 90 anni, il figlio di Luigi Cervini, il mio nato, quale pericolo costituiva dover perdere questo francese? Quindi ecco solo degli episodi di una gravità, di una efferatezza, di una crudeltà che io credo non possa trovare assolutamente giustificazione a lui. Vediamo all'isolamento. Abbiamo già detto. Guardate, basterebbe, come dire, venire in questa chiesa, fare una preghiera, andare nell'ultima cappella, sulla destra, uscendo, leggere quelle lacrime per capire quello che è successo in quel drammatico giorno. E consentitemi di fare un ringraziamento veramente, veramente, veramente grande. Mi dispiace da oggi che non è più tra noi, a Monsignor Alfredo Crispelli, parroco di San Lorenzo Martire. È stato l'unico che per primo è riuscito a diradare le oscurità, a diradare la nebbia che, nonostante tutto, nonostante gli sforzi della società operaria di mutuo soccorso che ogni anno ripete questa cerimonia. Io credo che però ancora oggi la cittadinanza di sua vita queste cose vengono scappate. Monsignor Di Stefano invece ha avuto il buon senso, non il coraggio, il buon senso di prendere una lapide aderita dal tempo che era lì, io la ricordo perfettamente, vicino alla porta di Firenze, e l'ha messa in bella evidenza lì, circondata da una corona di fiori. Quella era una lapide che era stata messa, collocata in quel posto nel 1899, nel centesimo anniversario della tragedia, del dramma di Isola del Monte. Io, quando abbiamo assieme al presidente Santarelli, abbiamo parlato con il signor Di Stefano di questo episodio, io ho visto la commozione negli occhi di un del sacerdote e ci ha detto: io devo fare qualcosa. E infatti ha venduto la parola, ha tolto quella lapide lì e l'ha messa in bella evidenza nella cappella del fonte battesimale. Guardate che oggi fare una cosa del genere in una chiesa, come un padre che dovrà andare a, non è poi tanto semplice, bisogna chiedere permessi, bisogna fare di qua, tranquillo. Don Alfredo Di Stefano non ci ha pensato neanche un secondo e ha fatto questa traslazione, dato più importanza a questa tragedia, ma non perché deve essere una tragedia che metta gli uni contro gli altri, borbonici contro i giacobini. No, perché questa è una tragedia che riguarda la nostra gente, riguarda la nostra terra, riguarda quell'alta terra di lavoro che in lungo e in largo è stata massacrata da questi predoni che venivano qui non a, come dire, propagare i miti rivoluzionari che erano di libertà, fraternità e qualità, ma venivano lasciandola in mano, venivano con la ferocia inusitata, venivano in loro un bavaglio di discredenza e quindi hanno, come dire, compiuto questi atti così orrendi, così esecrati. Due parole prima di concludere sulla faccenda di Sofia. Abbiamo parlato già di morti, troppi, francamente troppi. Le cronache francesi addirittura aumentano, c'è una cronaca del generale Thiebaud che parla addirittura di 700 morti. Qui è sulla vita. Ma adesso importa poco se 537 o 700. C'è una lapide, la seconda lapide in latino, che vi invito a leggere, in cui dice che dopo il 12 maggio la popolazione va a scappare dai suoi morti. Non c'è rimasto più nessuno, sono andati ad Ardino, sono andati a Soma. Questo significa non soltanto un incidio su quelle proporzioni, significa aver violentato la comunità. Significa aver dilapidato, sradicato la comunità dal suo habitat naturale. È la cosa più grave che pensa. Guardate che questa chiesa di San Lorenzo è stata riconsacrata solo nel gennaio del 1800 per i danni che ne ha subito. C'è anche questo scritto in quell'abitato che trovate. Io, mentre
l'abate diceva messa, mi perdonerà, ma sono stato a Lecce proprio nell'Africa e sinceramente ho provato un po' di brividi ancora penso. Si dirà, ma i dragoni francesi che erano stati mandati a parlamentare per avere le porte aperte qui ai risolvere, sono stati frettati con delle fucilate. Sì, è vero. I francesi dovevano passare. E i difensori si sono opposti. Magari il francese anche aveva la diplomazia, no? Perché quando uno va a parlamentare, chi è estremista? Ho capito, ma tra un'offesa, quale potrebbe essere quella, e una reazione così spropositata. Ce le passa, insomma, quindi non vorrei, ecco, che questo atto, sicuramente proibitorio di non aver consentito, no, il passaggio delle truppe, che poi era tutto da vedere se questo passaggio si rimaneva in comune. Non vorrei che questo però costituisse una giustificazione per giustificare queste cifre, perché io purtroppo sento ancora oggi qualche, anche nostro conterraneo, che cerca di giustificare, ma sì, ma là, ma come, ma è... signori miei, quando ammazzavo 700 persone, ma ci facevamo rendere conto. Quindi, per cortesia, cerchiamo di vedere le cose, come dire, in maniera un po' obiettiva. Non c'è giustificazione che tenga per passare il genere. Io ho detto anche all'amico Mario Ricardo queste cose qualche tempo fa, con cui abbiamo una frequentazione amichevole. Non si può giustificare il genere. Con tutta la buona volontà, anche perché qui, ripeto, c'è stato uno sradicamento della comunità cittadina. Concludo dicendo questo: la giornata della memoria, che ripeto, è data grazie ad una felice intuizione che l'avevo qua esattamente, deve costituire sicuramente una giornata per ricordare questi accadimenti, ma deve essere anche una giornata di monito. Perché, come diceva l'avvocato Marziale prima, purtroppo gli incendi proseguono in ogni angolo del mondo. E la cosa peggiore da fare, a mio avviso, è quella di continuare a dividersi tra varie fazioni, tra opposte fazioni. Noi siamo stati, e dico noi perché io anche sono un figlio di un'altra terra di lavoro, sono di Roccasecca, che ha avuto anche i suoi morti nel 1791. Noi siamo stati violentati, siamo stati uccisi, massacrati, e tutte le volte senza colpa. C'è una cronaca di un sacerdote di Roccasecca che usa delle parole che sono significative quando dice che gran parte delle persone che venivano massacrate ai Giacobini erano contadini che si trovavano di dietro a svolgere la loro attività agricola. Perché i francesi passavano, massacravano, si impadronivano di quello che doveva essere. Non c'era una resistenza in tutte le volte. Quindi, queste vicende del 1799, e questo muso può servire della sua limitatezza, stiamo preparando un'opera molto più organica e molto più precisa, soprattutto nei particolari, vuole soltanto ricostruire quel che è successo in quel drammatico 1799. Si parla tanto della Repubblica Napoletana, che i francesi, che i giacobini napoletani hanno proclamato. Perché ormai i francesi stavano per entrare in Napoli, si parla dei valori di questa Repubblica, francamente difficile da identificare. Però si parla tanto dei martiri repubblicani, che sono stati, signor Ghe, 99. Se voi andate a Napoli, c'è stato scritto tutti quanti nella famosa piazza dei martiri, però non è quello che ma dei 537 martiri di Isolavino, ne parla qualcuno? Questi Filippo Vannucci, il figlio di Luigi Cervini, Maria Pelle, dei monaci di Casamata, ne parla qualcuno? E il sangue di questi martiri innocenti
non è come quello dei 99 dell'intelligenza partenopea, è il DNA diverso, è il gruppo sanguigno diverso. Quindi la giornata della memoria può servire principalmente a questo, a ricordare affinché determinate situazioni non abbiano a ripetersi. Io voglio concludere questo breve intervento leggendo la conclusione di questo pamphlet, che mi perdonerà il piano corretto, ma ripreso dalla sua pubblicazione, perché credo che sia la chiosa, come dire, abbia avviso più giusta da me. Mi piace concludere questo rapido excursus con una frase di Ferdinando Corradini, il quale, parlando degli eccidi del 1799, così commenta: se i giacobini volevano in questo modo compiere un atto propagandistico che facesse capire in modo plateale quali erano le idee di cui erano portatori, bisogna dire che riuscirono perfettamente nel loro intento. Ecco, questo è un giudizio che io mi sento di sottoscrivere per la sua totale interesse. Vi ringrazio per la presenza.